se uno fa 400 passapartite è più facile che se ne vince più di quelli che hanno allenato di meno, non è questo il problema. Con il 3-1 di domenica scorsa contro il Messina è diventato l'allenatore più vincente della storia ultracentenaria del Foggia, 96 vittorie, una in più di Vincenzo Marsico. A Zdenek Zeman però più dei record personali interessano le prestazioni, quelle della sua squadra che dopo il tris alla Fidelisandria si è ripetuta contro i siciliani, anche se... Abbiamo sofferto Messina che con ste palle lunghe ci ha messo in difficoltà, meno male che poi... i due gol li abbiamo fatti e quindi il risultato è fatto. Io penso che noi dovevamo giocare pressing molto più alto, non farli cominciare a giocare. Così ci hanno allungati, ci siamo ritirati e noi non siamo una squadra che si può ritirare. Sono 12 i punti del Foggia, distante una lunghezza dal gruppone al secondo posto del girone C di Serie C. Bottino che porta anche la firma di Holger Merkai. Su 16 gol tra campionato e Coppa dei Rossoneri ha firmato 5 assist, 3 reti e un calcio di rigore procurato. Domenica contro il Messina ha segnato il 2-1. Tante palle perse inutilmente, però si perdona se riesce a fare il gol. Visto che con Mercai abbiamo fatto gol sui cambi, penso che sono positive. Ma io ripeto, di questa squadra possono giocare tutti, io devo scegliere a secondo quello che vedo. La squadra per me non è stanca, solo che il problema è di imparare a leggere l'avversario, imparare a leggere quello che vogliamo fare noi. E oggi non ci è riuscito, specialmente nel secondo tempo, anche se abbiamo fatto 2 gol. Bastone e carota per Merkai, stessa strategia adottata con un altro giovane talento come Merola. Gioca ancora come giocava prima, e noi giochiamo o voglio che giochiamo un altro calcio, quindi lui, anche se magari ci danno la palla dietro due centrocampisti, lui se la prende, sa riporta di nuovo davanti, così trova chiuso, lui deve giocare su spazi liberi. E poi tecnicamente bravo, molto bravo. Alle porte c'è la trasferta di Palermo, apripista verso un trittico di fuoco che vedrà il Foggia impegnato in 3 derby in una settimana, Monopoli e Taranto in casa con nel mezzo trasferta a Bari. Zeman però ha troppa esperienza per guardare più in là del prossimo impegno. I risultati servono sempre, è normale che è meglio vincere che non vincere, però ripeto, noi siamo sulla strada.